Adesso ci stiamo avviando velocemente alla conclusione, manca ancora il premio, quello più importante, il premio La Maschera d'Oro, e quest'anno faccio un ringraziamento comune a tutti quelli che hanno collaborato dietro le quinte per la riuscita della manifestazione. È una manifestazione questa che quest'anno sarà un punto di svolta per tutto il Carnevale, perché un'affluenza così massiccia che c'è stata in questi giorni, una sfilata così bella, non merita di avere un grande futuro. E io credo che questa sia la risposta più bella che siamo riusciti a dare a quello che 10 anni fa erano i titoli dei giornali. Perciò grazie a tutti voi, grazie della vostra partecipazione, grazie del vostro attaccamento al Carnevale, e credo che vada ringraziato tutte quelle persone che non si vedono ma che stanno dietro, che stanno nei tavoli delle riunioni, che fanno delibere, che stanno da mesi e mesi a lavorare. Perciò grazie a tutti loro. Io lascio la parola al Presidente dell'Associazione Compagnia Carnevale, perché mi aveva detto che aveva qualcosa, così, un dono per la tua. Dunque, al lato, sono un po' emozionato. Ci sono delle persone che non si vedono mai e che ci aiutano, soprattutto nella burocrazia, e voglio ringraziare il dottor Ferretti con un premio speciale, speriamo che non si sia più sporcato sotto, perché non volevo che lo vedi. Dottor Ferretti, la deve metterlo questo qua, ma subito. Uno del Carnevale Mucesano, grazie. Vai, dai, dai, su, 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 su. Grazie. Domani faccio un'altra domanda perché avere soldi. E un'altra persona che ha cominciato comunque a lavorare per Carnevale, che ha sempre lavorato, che ci dà una mano, che è sempre presente. Non so se è qui. Vincenzo Rovinelli, che ci aiuta sempre. C'è Vincenzo? Non c'è Vincenzo. Dovremmo portarglielo. Un applauso anche per Vincenzo Rovinelli, grazie. 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 Allora passiamo alla Maschera d'Oro. Terzo posto che verrà premiato da Mario Vascotto. Al terzo posto, Compagnia Mandrioi, Lady Vittoria. Grazie. Secondo posto che premierà Re Carnevale. Secondo posto, Maschera d'Oro 2019. Compagnia Brivido Mercato Fluviale. I venditori. Thank you.
Allora, ovvi che avemo. Cos'è questa roba? Questo è scolpioni, scalafaggi in salsa di zenzero, cibo del futuro. Grazie. Ecco, questo te magniti. Grazie, allora prima di passare alla premiazione alla maschera d'oro, la maschera d'oro del 2018, il 75esimo, alla compagnia Brivido, aveva vinto la Trano Street Art Painting Camaleontico. Qualcuno della compagnia Brivido per il ritiro della targa sostitutiva? Sì, sta arrivando. Grazie. Bene Mario, fatta anche questa, sindaco, si comporta bene? No, come sempre. Allora, maschera d'oro del 66esimo Carnevale Mugesano, compagnia Trottola Camelli nella tempesta di sabbia. Premio al sindaco Laura Marti. Anche che a me arriva. Passate qua. Bene, grazie a tutti, buon divertimento, buon ultimo di carnevale e buona festa. Grazie e complimenti ancora.